Ciao a tutti angeli, benvenuti in un nuovo video. Chi sono io? Io sono Charlie O. Oggi siamo riuniti nel sacro vincolo della One Brain Challenge. Ma non è un video che ho deciso io, bensì questo l'avete deciso voi. Ho letto che l'avete richiesto nei commenti e io sono qui a realizzarlo. Ma prima di scoprire qual è il brand di oggi, anche se immagino che l'abbiate già letto dal titolo o che l'abbiate già visto dall'anteprima, vi devo fare una piccola richiesta. Infatti, se volete supportarmi, basta lasciare un mi piace, un commento, iscrivervi al canale, condividermi con i vostri amici e con le vostre amiche per diventare una famiglia di angeli ancora più grande e ancora più favolosa, si spera. E se mi sentite parlare strano, non è che ho messo l'apparecchio, ma ho un'afta grande quanto il circolo polare artico in bocca e fa un male cane, però questo è altro per voi. Ma è giunto il momento di iniziare con il video, quindi direi subito di iniziare. Ecco che siamo più vicini, un po' vis-à-vis. Avete già preparato il vostro tè o caffè? Perché ora iniziamo. Il brand di oggi infatti è Astra. L'ho già detto. Vabbè, è Astra. Astra, io così che mi perdo per Asper ed Astra. Astra è un brand italiano low cost che ha sede in Umbria. È un brand che ho sempre supportato, ma vediamo se effettivamente possiamo creare una full face. Come al solito, amiche, inizio dal primer. Questo è il Ritual Primer Matte Effect. È un primer mattificante che tiene a bada la lucidità, perché va bene essere lucidi, ma non sempre vogliamo essere Mac Charlie O. Tra l'altro, devo dirvi la verità, io li usavo molto di più prima, questi primer opacizzanti. Però col tempo, non lo so, mi sono un po' convertito, ve l'ho detto anche nello scorso video, a una base un po' più luminosa e poi magari vado con il fondotinta e la cipria a renderla un po' più opaca. Ma a parte che, vabbè, non ci ho opacizzato più di tanto fortunatamente, quindi direi che non c'è questo problema. La cosa positiva di questo primer è che è leggermente sticky, quindi ci aiuta nella stesura del fondotinta e nella sua durata. Ma ora è giunto il momento di passare al fondotinta. Il fondotinta che andiamo a usare oggi è il Transformis Foundation Plus Concealer. È un fondotinta opacizzante che promette di durare fino a 16 ore. Questo fondotinta, ve lo dico già, è uno dei miei preferiti. Io uso sempre fondotinta opaco, quindi non va benissimo su pelle secca, ma se fate una buona idratazione e usate un buon primer idratante dovreste riuscire a usarlo. È soprattutto indicato per pelli miste grasse. Per pelli secche c'è più che altro l'Universal, che vi metto qui. Quello è fatto proprio per pelli secche. Come al solito ho fatto i miei segni tribali e ora inizio a sfumare. Questo è il numero 4, non è esattamente la mia tonalità, è leggermente più scura, però sul viso io sono sempre leggermente più scuro che sul resto del corpo. Non ho mai capito questo mistero, però è così. E quindi riesco a lavorarlo bene, anche se in realtà, avendo oggi una maglietta molto scollata, si nota un po' che non è del mio colore, ma fa niente, tanto non devo uscire. Come al solito ho fatto solo una passata di fondotinta, perché non mi va di mettere troppo prodotto e appesantire il viso con un eccesso di prodotto che tanto non serve a nulla, perché ricordiamo che andare ad appesantire il viso, a meno che non abbiamo forti discromie, non serve. Ma anche in quel caso io vi consiglio un po' di color correction, che è sempre meglio di andare a appesantire con troppo prodotto. Ora continuiamo sempre con il Transformis nella colorazione N1, quindi il più chiaro, e dove voglio illuminare in maniera molto forte vado a mettere il correttore Long Stay Concealer, sempre di Astra, nella colorazione N1. Quindi nonostante io vi abbia appena detto di non mettere troppo prodotto, vado a mettere molto prodotto. Io così sempre sul pezzo e sempre molto coerente con le mie decisioni, continuo a dire che secondo me io sono Sagittario, io me lo sento ormai, devo rifarmi di piano astrale. Inizio prima con il Transformist, che come vi ho detto posso usare come correttore proprio
che forse ci basta perché l'N1 è molto chiaro. Mi dicevo, lo uso come correttore perché questo fondotinta nasce come doppio prodotto e sebbene noi non crediamo nei fondotinta e correttori, nelle creme e protezioni solari, questo è proprio il caso di un'eccezione che conferma la regola. Oggi non so parlare. Come al solito vado a metterlo sull'arco di Cupido per illuminare e ora aspetto un attimo che si asciughi in modo che sia ancora più coprente e riesca a creare un effetto ancora più illuminato e nel mentre... Ora vado a sfumarlo velocemente con un pennello e poi ripasso tutto con la spugnetta. Quando vado a sfumare il correttore io inizio sempre dall'asse verticale del mio viso e solo alla fine vado nella zona del contorno occhi, in modo che nella zona del contorno occhi il correttore stia leggermente di più e diventi ancora più pigmentato. Questo è un consiglio che vi do in generale: se avete delle occhiaie da coprire, lasciate il prodotto leggermente di più in modo che questo ossidi e si secchi leggermente e poi vi dia più pigmentazione. Non vado a premere in questa zona, premo nell'angolo interno perché è dove voglio creare l'effetto ottico di luce, nell'angolo esterno perché voglio che l'occhio sembri liftato e invece al centro vado a sfumare in maniera molto ampia. Tra l'altro lo sapete che Astra è partner ormai da anni di X Factor? Secondo me è una cosa super bella il fatto che è un brand italiano, soprattutto low cost, quindi accessibile a tutti, sia riuscita ad arrivare a questa vette, perché è una cosa importante X Factor. Quindi direi che collegandoci a X Factor è giunto il momento di fare la domanda del video. Voi guardate X Factor o amici? Insomma, vi piace il canto? Vi piacciono questi programmi un po' così canterini? Fatemi sapere con un commento qui sotto con l'hashtag domanda di oggi. Ora vado a prendere una spugnetta, possibilmente leggermente umida, e vado a defuminare, a sfumare l'ombretto. Tra l'altro io mi scuso per le condizioni dei miei capelli, ma io non ho le mani d'oro di Zianico per farmi i capelli, quindi sembro costantemente una capra di capelli. Prima di continuare vado a fare una pazzia, ovvero mi metto il rossetto nelle guance. Questo è un rossetto di Astra della linea Hypnotize, è la numero 4 nella colorazione Diva e sebbene poi la useremo anche sulle labbra, la vado a mettere anche come blush, perché lo sapete che io al blush in crema non so dire di no. E siccome non ho un blush in crema, non penso che Astra abbia ancora fatto dei blush in crema. Vado a usare il rossetto. E come al solito ne metto una puntina anche sul ponte nasale, perché a me piace quell'effetto di naso bruciato. Sono passato da un momento in cui lo odiavo con tutto me stesso a ormai qualche mese a questa parte che non ne posso fare più a meno. Alessandro mi detesta quando lo faccio, ma a noi piace lo stesso e ce lo facciamo. Mettiamo un attimo in pausa la base, lasciamo che i prodotti in crema si fondano per bene e io ho un dubbio esistenziale perché non so se usare di nuovo la palette di Astra, la Garden Escape che abbiamo già usato in un video che vi lascio qui, oppure se usare le nuove uscite in casa Astra della Virtual Cult Collection, che è composta da delle palettine glitterate e da questi dual ended mascara e eyeliner colorati. Io sono molto in dubbio, non so cosa fare, vorrei che voi foste qui per aiutarmi, ma siccome non ci siete, Alessandro farà il lavoro per voi. La novità, qual è la differenza? Vuoi vedere i colori? Cosa sono? Eyeliner e mascara. E palette. Sono tutte molto brillantinose, però usa la novità. Alessandro ha scelto per voi, quindi ve la prendete con lui in caso se volevate rivedere la Garden Escape. E andiamo a usare la novità di Astra. Abbiamo appunto la palette di glitter. Io ho questa, ma ce ne sono altre 5 in gamma, mi pare. E hanno tutti i colori molto interessanti. Fatemi sapere se volete vedere gli altri e vi faccio uno short dove ve le faccio vedere tutte. Poi abbiamo il mascara e eyeliner. Sono due mascara marroni con due eyeliner, uno rosso metallizzato e uno aranciato. Ce ne sono tanti altri in questa collezione, però vi ripeto, io al momento non li possiedo.
perché se no, per quanto sia low cost, comprarli tutti è comunque una spesa. Come vi dicevo, è composto da due parti: una è il mascara, in questo caso il mascara marrone, mentre l'altra è invece l'eyeliner rosso metallizzato. Sarà un look molto semplice in realtà, proprio perché abbiamo solo l'eyeliner e questa palettina di glitter che ho già in mente come usare. Prima di tutto vado a fissare il prodotto che ho sulla palpebra in modo che non mi crei problemi. È un eyeliner molto semplice da usare, come al solito tracciatevi prima la lineetta che volete. Poi sempre con il viso frontale vedete dove l'occhio si chiude e portate giù l'eyeliner. Un piccolo consiglio che vi voglio dare per quando fate l'eyeliner è di usare il mignolo come ancora, appoggiatelo sulla guancia e questo vi aiuterà a gestire meglio la mano, soprattutto se avete una mano tremolante come la mia. Siccome ho voglia di un eyeliner un po' più pop, vado a fare un disegno grafico. Prendo questa parte della codina e la porto in alto. Come al solito usate tutte le angolazioni che vi servono, quindi aggiustate a seconda dell'angolazione che vedete, muovete lo specchio e vedete come si vede l'occhio, come si vede il make-up a seconda di tutte le angolazioni. Questo è un consiglio che vi do sempre perché così siamo sicuri che il nostro make-up sia bello da tutti i punti di vista. Ok, questo è il risultato, è un eyeliner semplicissimo, proprio un eyeliner così da andare a fare la spesa, però devo dirvi che mi piace tantissimo il colore, è super riflettente, è un rosso freddo, quindi mi piace davvero tanto. Io di solito non vado d'accordo con i rossi, ma con questo rosso, non lo so, potrei fare l'amore con il sapore. Ora invece andiamo a provare il mascara. Questo è un mascara marrone e vediamo, qui chiaramente con le mie ciglia lunghe mi sono macchiato, però vabbè, e andiamo subito a provarlo. È un mascara, non è fortemente marrone, non è tipo, è da un aspetto più naturale rispetto al classico mascara, nero. Ma a me è venuta un'idea e supportatemi un attimo in questa idea folle. C'è l'altro, eyeliner e mascara che è un marrone leggermente più chiaro e io voglio andarli a mischiare e vedere cosa esce. Ecco, qui si vede di più la differenza. Questo è un marrone quasi biondo, direi, fa le ciglia quasi bionde. Mi chiedo se si possa usare anche nelle sopracciglia a questo punto per farle bionde. Eh sì, amiche, lo fa! Può anche schiarire le sopracciglia, ottimo. Soprattutto se avete delle sopracciglia scure quanto le mie, perché io ho sempre avuto delle ciglia molto scure, soprattutto rispetto alla barba e ai capelli, e questo mascara riesce a farle diventare molto più chiare, si vede tantissimo la differenza. Mi piace, abbiamo scoperto un altro utilizzo. Se c'è bianco, secondo me possiamo fare anche l'effetto decolorato. Mi piace. Mentre vi devo dire la verità, nell'occhio forse preferisco quello marrone un po' più scuro. Questo mi piace molto sulle sopracciglia, ma per le ciglia degli occhi preferisco quello marrone un po' più scuro perché, boh, le ciglia bionde non è che mi facciano impazzire. Cerco di farvi anche un close-up così vedete bene. L'effetto del mascara comunque è stupendo, le tira bene su, le curva, posto che, come vi ho sempre detto, io non ho grosse necessità alle sopracciglia, alle ciglia perché ce le ho già abbastanza lunghe e curve di mio, però ecco, aiuta. Vado nell'altro occhio e uso l'altro eyeliner, così ve li faccio vedere tutte e due e ci rivediamo per finire la base. Ok, sono tornato, ho fatto anche l'altro occhio, l'ho fatto con l'altro eyeliner in modo che lo possiate vedere. Chiaramente mi sono macchiato con il mascara, ma aspetto che si asciughi, poi lo tolgo. E ora è arrivato il momento di provare la palettina, quella tutta colorata, glitterata. Io vado a prendere come colore questo verde che mi sta chiamando nell'angolo interno dell'occhio. Scarico per bene il pennello e vado a spolverare tutti i glitter un po' più verso l'esterno. Questi glitter sono immensi, sono davvero
belli, potenti, pieni. Io spero davvero che voi dalla fotocamera stiate vedendo quanto siano luminosi questi glitter. Però vi voglio far vedere anche un altro colore. E vado a usare questo blu nell'altro occhio, che può essere una combo un po' particolare. Però noi ci fidiamo del nostro istinto. E come ho fatto nell'altro occhio, lo vado a sfumare verso l'esterno. Il risultato mi piace davvero tantissimo. Questi glitter sono pazzeschi, vi devo dire la verità. In un twist di eventi, forse preferisco questo con i glitter blu e l'eyeliner di questo arancione pastellino. Ma è arrivato il momento di andare a fissare la base e vado a prendere la cipria in polvere libera, sempre di Astra. Questa è la cipria in polvere libera. So che è il nome è quasi sparito, questo vi fa capire quanto io l'abbia usata. Sapete il mio amore per le cipre in polvere libere, però non vado a fare un baking pesante, vado semplicemente a spolverarla sul viso in modo da opacizzare e fissare la base. A questo punto vado a prendere il bronzer, questo è il Bronze Skin Powder Expert e l'ho usato tanto, è stato uno dei primi bronzer che ho preso, è super pigmentato, questo è un bronzer che non può mai mancare nella mia makeup collection. È che sinceramente uso anche sugli altri quando devo truccare qualcuno, perché è davvero un prodotto super performante. Io lo uso sempre in coppia con il Blush Expert Matte Effect e anche questo è stato bello usato. Questo, ragazzi, la pigmentazione di un altro livello. Bello, 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 ha un bellissimo colore, solo che ne dovete prendere proprio una punta perché è super pigmentato. Astra non è venuta qui per giocare. Dopo aver finito con la base, andiamo a fare le labbra. Vi mostro due prodotti che vi ho già fatto vedere. Uno è l'Hypnotize nella colorazione 04 Diva, l'altra è la matita nella colorazione 44. Vi ho già detto in uno scorso video, nello scorso video in realtà, quanto mi piacciono i prodotti, questi due prodotti in particolare di Astra. Li ho praticamente in tutte le colorazioni. Labbra asimmetriche a parte. Ho messo la matita e ora vado a mettere il rossetto. Io non vedo l'ora di farmi il filler perché purtroppo io ho delle labbra super asimmetriche e soprattutto che praticamente non hanno un bordo rispetto al resto della pelle del viso e questo soprattutto nell'applicazione del rossetto mi dà sempre problemi. Eccoci angeli, alla fine ho messo anche le labbra, come potete notare, sebbene io non ami il rosso sulle mie labbra, a meno che non sia un rosso proprio vampy, vabbè, volevo cambiare e l'ho messo. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, non dal rosso sulle mie labbra, su quello siamo tutti d'accordo che mi stia male, ma del make-up. Io dico che Astra si merita assolutamente una promozione per quanto riguarda la nostra One Brand Challenge. Sono riuscita a completare infatti una full face solo usando prodotti di Astra, non ho usato neanche un prodotto che non fosse di questo brand e sono super orgoglioso che sia un brand italiano e soprattutto di quello che sta raggiungendo ad esempio X Factor e quello che sta creando con le nuove collezioni sempre più inclusive. Astra poi è un brand a cui voglio molto bene, soprattutto anche per il rapporto che ha con noi creator, che risponde sempre e ci fa sentire parte di una community, non è scontato. Ma parlando di community, io voglio ringraziare voi, la mia community, per essere stati qui, avermi supportato e sopportato tutto questo video. Vi giuro che io non do per scontato neanche una visualizzazione. Grazie davvero per quello che stiamo creando insieme e se volete lasciarmi un commento facendomi sapere quale prossimo brand possiamo usare per una One Brand Challenge, io sarò qui a leggervi, a studiare e poi andare a spendere tutti i miei dindini e a comprare tutti i prodotti che mi servono per realizzarlo. Ma fino alla prossima volta, angeli, voi lo sapete già che cosa vi devo dire. Be safe, be cool and be you. Ciao angeli.